Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Elden Ring. Abbiamo rivestito il confessore, adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto. E abbiamo messo armature un po' diverse, però abbiamo le stesse armi, lo stesso sigillo, lo stesso scudo. Tra l'altro, questa volta lo scudo mi sa che ci servirà a poco, ma ci servirà di più la balestra. Quindi, anzi, facciamo così. Mettiamola qua la balestra. Questa è la nostra super balestra. I dardi ce li abbiamo. Oggi completeremo il pozzo sul fiume Ainzel. E in più faremo un paio di attività per aumentare un po' di, per prendere un po' di rune e aumentare il livello del confessore perché stiamo molto bassi. Dalla prossima puntata inseriremo la quest. Continueremo la quest di Ranni con queste stats mi sa che stiamo messi un po' male, nel senso che abbiamo 35 di vitalità e 20 di arcano. Siamo messi maluccio, ragazzi. Quindi iniziamo con questo super fiume. Qualcosa già avevamo preso, se non mi sbaglio. Andiamo subito a destra. Attenzione alle formiche, ti fanno male. Eccola una là, quella l'hanno messa apposta a mo' di trappola. Vediamo se riusciamo a fare un minimo di danno. Bisognerebbe capire se le formiche sono deboli al sanguinamento, anche perché qui ce ne sono un sacco di queste formiche. E non abbiamo nessun modo buono per ucciderle. Nel senso efficiente. E poi ci fanno anche le combo. Altre due. Aspetta, proviamo a tirare prima quella. Ok, per mirare bisogna fare così. L'ultima. Ok, mettiamoci una lanterna così ci vediamo meglio. Qui c'è una piccola trappola. Ah, vediamo se con questo colpo qui lo asciottiamo. Perdiamo un po' di vita, però lo asciuttiamo. Naturalmente lo stuttering nel gioco è potente ancora, purtroppo. Ok, andiamo prima. Mi sembra prima da questa parte. Sì. Ragazzi, state attenti perché se venite di corsa vi trovate 4-5 formiche dietro. Fanno maluccio le formiche. E se vi trovate 4-5 formiche dietro, vi fanno maluccio, mi fanno proprio male. Andiamo avanti.
abbassiamo. Allora, adesso andiamo prima da sinistra, per un sacco di buoni motivi. Prendiamo questa pietra della forgiatura, saltiamo qua sopra. Continuiamo. E qui c'è una super trappola, perché adesso vi spiego. Quando voi entrate qui dentro, voi vedrete solamente una cosa. A parte che l'atmosfera veramente rende. Vedete quella formica con quella specie di bozzolo supersonico gigantesco, che probabilmente quella è una regina formica, e state continuando a vedere solamente la formica, ma nessuno sta vedendo il miliardo di formiche che stanno attaccate sopra il tetto. Questa è proprio una cattiveria incredibile. Ops, non le abbiamo prese. Vabbè, vediamone una più lontano. Capito che abbiamo un miliardo di dardi, però potreste anche collaborare un poco. Vediamo se riusciamo a fare qualcuna. Se si mettono uno dietro l'altra, le riusciamo a fare in serie con questa mossa. Però dobbiamo stare attenti perché questa mossa ci toglie anche un po' di vita. Quella lì dovrebbe essere abbastanza innocua adesso. Questa serviva solamente da trappola. Però ci dà una runa aurea 10. Attenzione. Ok, qui continuiamo. C'è un buon motivo per cui continuiamo. Arriviamo sopra a questo stanzone. Pieno di nemici. Ok, non ce ne andiamo indietro, non torniamo indietro, dobbiamo scendere di qua e prendere questo loot. È una pietra da forgiatura 4, che male non fa per adesso, perlomeno al nostro livello. E poi c'è un altro loot qua sotto, con una lacrima di luna che se, non è che serve tanto, però ci fa fare pace con gli NPC con cui abbiamo litigato. Prendiamo questo passando passando, anche questo passando passando, e credo che possiamo chiamare qui la piattaforma con la leva. E non abbiamo aggrato nessuno, vero? No, stanno venendo tutti quanti altamente incazzati. C'hanno anche proprio, quello c'ha gli occhi gialli addirittura. Arriva la piattaforma, questo sta rotolando verso di noi. Noi andiamo qui. Chissà se ci aspettano. Non credo che riescano a saltarci sopra. Stiamo ritornando indietro perché dobbiamo prendere un po' di loot. Questo stuttering è qualcosa di indecente. Innanzitutto qui c'è il punto di grazia, che lo prendiamo. Però lo tocchiamo solamente, non ci riposiamo, tanto stiamo messi abbastanza bene. E poi, se non mi sbaglio, qui sotto ci sta un po' di roba che dobbiamo scendere a prendere. Tra altre cose, questo dungeon è stato pensato per essere visitato a livelli bassi, infatti da tutta roba quasi di livello basso. Pietre della forgiatura massimo 4, con Vallaria mi sa che non va oltre 3. Con Valaria aspettare 1. Giusto per farvi vedere, se andiamo su da questa parte, non troviamo nient'altro che i resti. Qui siamo andati da quella parte, vedete? E l'abbiamo fatto per prendere quei due loot, che sono abbastanza buoni. Pietra della forgiatura 4 soprattutto. Perlomeno per il nostro livello.
Ok, qui possiamo continuare. Io... Madonna, stasera lo stuttering è potente. A questo punto mi riposerei, ragazzi, perché abbiamo tutti quanti i nemici sono venuti, vedete? Non c'è più uno... Ah no, se ne sono tornati indietro. Vabbè, riposiamoci, tanto non perdiamo niente. Anzi, guadagniamo un po' di mana. Qui scendiamo giù. Adesso dobbiamo capire quanti colpi ci vogliono per fare quei cosi. Ok, perché non sono avversari temibili, però sono avversari tenaci. Ce ne stanno un sacco. Tipo questo gruppo potente qua. Vediamo se riusciamo ad allineare un minimo. Questo mi sembra. Allineiamoli pure da questa parte. Vediamo così. Non c'è male, non c'è male. Così utilizziamo quella pozza con la cura. Vediamo se saltiamo quanti danni ci facciamo. L'importante è che non ci riescono a colpire, specialmente quelli con la lancia, perché quelli con la lancia ti fanno i danni sia all'andata che al ritorno. Allora, utilizziamo la cura, e questi qua adesso li dovremmo riuscire a fare un attimo in serie. Ok. Calma. Ok, controlliamo solo che abbiamo preso tutto. Mi sembra di sì, quello là sopra l'abbiamo preso. Ok. Questi qua uccidiamo in un secondo. Ok, nella prossima stanza invece c'è il boss. Per affrontare la prossima stanza consiglio assolutamente di andare, di non entrare da quella porta. E come facciamo a fare il boss? Adesso vediamo. Andiamo di qui e ci abbassiamo. E il boss sta là sopra. Adesso facciamo una cosa un po' strana. Il boss ci scaglia delle magie addosso, ci fa malissimo, ragazzi. Lo dobbiamo fare il più velocemente possibile. Incominciamo a mettere l'antenna qua sopra. Non so se qui dietro ci riusciamo. Perché non possiamo utilizzare l'antenna? Perché non ci abbiamo più mana. Perché qua non possiamo utilizzare l'antenna. La tenna, non l'antenna. Mettiamoci dietro la colonna. Diamo un colpo. A due colpi ce la facciamo. No, non ce la facciamo così. Beh. No. Sì. Ok. Qui dentro non c'è niente. Per qualche motivo, non lo so come mai. Ok.
fatto questo mostro possiamo tornare giù e uccidere il resto dei soggetti. Andiamo per di qua. Ce ne sono anche un sacco di soggetti qua, tra le altre cose. Però se non mi sbaglio si potevano... Ah, qui c'è anche un mercante. Si potevano evocare anche i lupi. Adesso abbiamo la mappa. Purtroppo ci abbiamo sempre poche rune. La cosa che vi consiglio di acquistare sicuramente è questa, perché i boli sono buoni. Teoricamente, ricordatevi che ci sono questa cosa qui per duplicare le ceneri di guerra. Questo qua non serve tanto, però prendiamo questo, credo, e questo. Purtroppo quasi tutte le rune che siamo riusciti a conquistare le abbiamo date al mercante. Ok. Detto tutto ciò, c'è ancora un po' di roba. Ma ero quasi sicuro che si potevano evocare i lupi qui. Invece no. Ok. Qui ci sono un sacco di questi cosetti. Che danno pure pochissime rune, tra le altre cose. Curiamoci. Non vale nemmeno la pena resettare. Però ce ne sono talmente tanti. Questo qui, vedete, adesso vi faccio vedere un'altra volta. Andiamo a rifare il giro. Giusto per farvi vedere. Anche perché dobbiamo prendere le altre cose. Vedete, qui si entra nella stanza di prima. E poi vi faccio vedere ancora un'altra cosa, perché non sapete il motivo per cui stiamo facendo così. Adesso ve lo faccio vedere così ve lo ricordate. Entrando da questa, dalla porta dove siamo entrati prima, questo è l'unico modo che ho trovato per arrivare da questa parte. In più non abbiamo preso neanche il loot là sopra. Nel senso che una volta che siete saliti qua, lo faccio vedere qua sopra, da lì non riuscite ad andare qui. Pietra della forgiatura 3. E quindi esattamente per questo motivo adesso ritorniamo giù da questa parte senza cadere, possibilmente. E cominciamo a prendere i loot da questa parte. Vedete però, questa convallaria qui è convallaria spettrale 1, non è tutta sta cosa. Questo non è un lot garantito. Attenzione alle bolle. Prendiamo questo. Queste hanno le bolas. Ancora questi.
riuscissimo a fare giusto giusto un poco di danno in più, manco male sarebbe. All'aria, ma qui non riusciamo a... sono solo lucciole. Dobbiamo tornare indietro da questa parte. Qui andiamo a destra, ci arriviamo sopra, curiamoci, no? Li facciamo così a questi, facciamo prima. Non li riusciamo ad allineare. Là c'è un altro loot. Dovremmo esserci. Sì. Manca ancora questo qui dietro. E gli ultimi tre qua sotto. In realtà c'è anche questo qui. Però credo che già ne abbiamo presi. Questo... no, 100 piedi aureo. È nuovo, non l'abbiamo mai preso questo coso qui. Ora. Andiamo un attimo al mercante, vediamo se riusciamo a comprare. Something else? Compravano, ragazzi, perché qua non ci torniamo più. Poi ci dimentichiamo che anche se penso che non litigheremo con nessuno degli NPC, sono ragionevolmente convinto, però magari serve a qualche altra cosa dopo. Ok, adesso andiamo di qui. Qua sotto ci dovrebbe essere, mi sembra, un'altra convallaria. Possiamo anche scendere giù senza problemi. Eccola lì. Però vedete, sempre di livello 1 spettrale. Quello ce lo siamo dimenticati. Tra l'altro ci saranno, dopo vediamo, ci sono... anche questo ci siamo dimenticati, meno male. Ci saranno due loot che non potremmo prendere. Perché della forgiatura 3, questo era pure buono, perché ci veniamo in una delle sale che vengono dopo, ci verremo in seguito per fare la quest di Ranni. Anzi, ve li posso pure far vedere. Ci sono qui dietro, ci sono due loot che non riusciremo mai a... tre loot che non riusciremo mai a prendere. Vediamo, mettiamo la balestra. Vedete lì sopra? Là c'è un loot, lì ci sono due soggetti.
poi lì c'è un altro loot, quello è uno scrigno. E per arrivare là sopra ci dobbiamo arrivare da quella parte. E per arrivare da quella parte dobbiamo fare un altro giro, che per adesso ci è precluso. Perché appunto bisogna andare a fare... Ci vuole la quest di Ranni per andare da quella parte. Detto tutto ciò, abbiamo concluso la stanza. Qua c'è il punto di grazia. Andiamo più avanti. Qui sono un po' di formiche. State attenti sempre alle formiche, perché queste sembrano... No, ho sbagliato. Ok. Qui prendiamo un loot. Altro loot. Bomba all'aria. Formica. Bell'aria. Ok, mi sa che ce ne sta anche. Ah no, no, mi ricordavo che ce ne stesse. Mi ricordavo male. Okay, scendiamo giù. Da questa parte c'è solamente questo loot. Qui è da dove siamo venuti. Qua c'è una convallaria, però voglio far vedere una cosa interessante. Qui c'è un altro loot ancora. Ho sbagliato strada. Dovevo andare prima da quell'altra parte. È uguale. Qui torniamo indietro dove c'era il bivio. Ma curiamoci, giusto per essere sicuri. Andiamo da questa parte, qui ci sono delle specie di lucertoline che sono un incrocio fra lucertole e quegli animali che anche oggi mi sono dimenticato un'altra volta come si chiamano, quelli che cambiano colore, si mimetizzano e hanno gli occhi che si spostano a 360 gradi, che inizia con la C. Qui ce ne sta uno, eccolo. Anche nella live mi sono dimenticato il nome di questo animale. Solo un secondo. Camaleonte, ragazzi, camaleonte. Ok. Pietra forgiatura funeraria 3. Ragazzi, anche quest'area per adesso ci è preclusa. Questa è una cosa sicura perché me l'hanno detto durante la live. Però ancora non sappiamo quando ci vedremo, come, quando, cosa e perché. Quindi... Salutiamo i camaleonti. Riscendiamo giù. E ci prepariamo per uno scontro epico. No, in realtà non faremo niente. Ragazzi, non so se ve l'ho detto ancora in live, ma la tenna è assolutamente una delle migliori ceneri
che esistono nel gioco, perlomeno fino a dove sono arrivato io. Che non è molto più avanti di qui. Ok. Mana ce l'abbiamo per evocare. Ancora non possiamo evocare. Adesso possiamo evocare. Curiamoci con la fiaschetta questa qua. Che questo mena. Anche se è semplice. Però pure noi meniamo. E anche la tenna mena. Curiamoci. Mica ce l'ha uccisa. Quasi. Ci dobbiamo fare un danno. Ok. Grazie. Questo è il punto di grazia. E no, c'è ancora un'altra cosa da fare. Dobbiamo andare a prendere il loot. Che è una grande convallaria spettrale. Questo qui serve per portare le ceneri spettrali leggendarie a livello 10, tipo la tenna è una cenere spettrale leggendaria. Adesso la possiamo portare a livello 10. Riposiamoci. Adesso facciamo un paio di cose divertenti, credo. Il fiume come si chiama? Einzel l'abbiamo completato. Adesso ritorniamo a noi. Avevamo detto che avevamo finito Liurnia, però non è vero, dobbiamo fare un po' di cose. Innanzitutto non abbiamo finito la quest di Yetta, quindi andiamo a parlare con Yetta perché abbiamo preso il drop che serviva. Ricordate, l'ultima volta l'abbiamo lasciata che vomitava qua sopra e ancora non si è spostata. Quindi ci riparliamo. I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail, so faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very important, Ok, certain. diventerà una vergine delle vita, delle dita. Adesso, se torniamo qui dietro, riposiamo, Yetta è scomparsa. La dovremmo ritrovare all'incirca qua, alla chiesa di Bellum. Vediamo. Eccola qua. Adesso ci chiederà, vediamo chi ci chiede. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? Vuole le uova Special grapes marchiate. which only grow on those who've been clasped by the Le brute uve. fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before, but I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt thingies. Without one. Ok, per trovare questo qui, teoricamente dovremmo andare qui e uccidere il tizio, però forse questo è il motivo per cui non usciva prima. Ragazzi, purtroppo questa partita è buggata e non possiamo continuare la quest di Yetta. Però
Sembra che sia un bug comune. Non so esattamente che cosa fare. Però adesso, visto che dalla prossima puntata continueremo la quest di Blade. Special grillies. Without one, I don't know. They're spellies. Without one, I don't know. No. Andiamo a parlare con Fabbro e andiamo a parlare con le persone che stanno alla tavola rotonda. Well, as the war comes. Quindi, riguardo a Blade, il fratellastro di Red Dale. Approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately... Okay. Invece riguardo a Nokron, I take it you've heard of the eternal city of Noxtella. Well, it has a twin, known as Nokron, the other eternal city. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above, only we've failed to find a path leading to the city. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped. To be honest, I'm not sure where to go from here. Okay. Vediamo se ci c'è qualche altra cosa. You've heard of the eternal city of Noxtella? Well, after years by going under only Blythe's, to be honest. Qua nessuno potenzia armamenti, mica possiamo potenziare qualche cosa. In realtà possiamo anche potenziare le scimitarre, ragazzi, però adesso vi faccio vedere una cosa, non la potenziamo perché abbiamo un'altra arma che adesso andiamo a prendere. Quindi sostanzialmente questo qua ci dice che Blythe è andato a vedere, che sanno dove sta Nokron, sta sotto a Tetrobosco, che sta qua, però non sanno esattamente come arrivarci, e quindi Blythe è andato a vedere come fare. Detto tutto ciò, noi andiamo all'altopiano di Altus prima di andare alla tavola rotonda. Dobbiamo fare una cosa, anzi due cose. Vediamo. Ok. Peccato per la quest di Etta. Facciamo giusto un paio di cose qui, non ci addentriamo troppo. Innanzitutto andiamo a prendere la mappa. Ma quello è un cavaliere notturno, non lo voglio affrontare adesso. L'unico motivo è per, se incominciamo, sì, un cavaliere notturno questo. Se incominciamo a partire per la tangente non finiamo più. Quindi adesso prendiamo questo punto di grazia. E ci riposiamo pure. Però ce lo segniamo un secondo che qua ci sta un cavaliere notturno. Mettiamo... Facciamo così. Speriamo che ci ricordiamo. Ci riposiamo. C'è il tempo fino a mattino, così siamo sicuri che non c'è più dopo. Qua c'è Bok. Vediamo che si dice. No, ci vuole solamente fare alterare il bestiario. Adesso vedete quel soggetto con quell'arco pesantissimo. Ragazzi, l'ho ucciso due volte, me l'ha dato due volte quell'arco pesantissimo. Vediamo se lo dà sempre. O è capitato. Ah, questo è pure un soggetto doppio, questo me l'ho dimenticato.
pensavo fosse un loot standard, perché l'ho ucciso due volte e me l'ha dato due volte, e invece non è un loot standard. Ok, andiamo avanti. Qua prendiamo il seme d'oro. Non so se riusciamo anche a prendere, come si dice, un'altra pozione. E poi dove stiamo andando? Abbiamo sbagliato. Andiamo prima da qua, perché andiamo a prendere un attimo la mappa della zona. No, stavamo andando bene. Ci sono due mappe della zona. E tra l'altro qui dovevamo incontrare un tizio che doveva stare alla tavola rotonda, che però non abbiamo mai incontrato, che ci dava anche una quest. Ok. E dobbiamo andare esattamente qua. Che strano. Col samurai c'ho un paio di queste buggate, eppure con questo c'ho un paio di queste buggate. Qui facciamo questo soggetto un attimo. Anche se mi sa che qua i tizi sono tosti, eh. Non so se riusciamo a farla facilmente. Qui saremo invasi, o dovremmo essere invasi. Da un altro soggetto. Teoricamente dovrebbe venire anche Yura ad aiutarci. Seconda chiesa di Marika. Ah, Yura sta qua, forse si sbagga. Prendiamo prima questo. Lacrima sacra. Seems I am no match for you, but Eiffeland I've sliced the finger off. Please. Please. Eleonora. Yield to the Cisplan. Do not stain the immaculacy of your sword. Donna lunga. E teoricamente adesso dovremmo essere invasi. Eccola qua. Ok, e anche Eleonora è andata. E ci ha dato la lama gemella di Eleonora, che è la cosa che io volevo prendere. Però adesso dobbiamo vedere come funziona, dobbiamo aggiornare un po' di roba in realtà. E qui ci dovrebbe essere anche un paio di loot. Vediamo, uno e poi un altro. Lì. Perfetto, possiamo andarcene. Aspettate che qui ci sono un sacco di lupi famelici che ci vogliono fare fuori. Perfetto, ci rimangono solo un paio di cose da fare. Innanzitutto andiamo alla tavola rotonda. E teoricamente dovremmo avere, non ci abbiamo i semi d'oro però, ok, abbiamo le ampolle più potenti. Poi dobbiamo andare un attimo dal fabbro. Vedete, fratello Cohen non è uscito per qualche motivo e non riesco a capire. Eccolo qua, fratello Cohen. Ah, I've decided to leave the round table hold.
We may not meet again for some time. If there's any... Deve andare a trovare uno con una maschera d'oro. Questo lo ritroviamo più avanti, quindi non fa niente. May the golden order shine. Further study of I can happily spend. Ok. May the golden order shine. Abbiamo anche saltato un dialogo. Questo qui non ci serve per adesso. Dio non ci serve. Diallo non ci serve. Vediamo Roderica. Sì. C'è una cosa che devi sapere. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite. È arrivato uno nuovo alla tavola rotonda. And wailing of spirits in fear. A plethora of spirits in an unseen. I can't even imagine. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong. E dice sempre la stessa cosa. Comunque vediamo se no, le comballare che non erano buone. Allora, vediamo un secondo equipaggiamento invece adesso. Se volessimo equipaggiare invece di questa scimitarra la lama gemella di Eleonore, invece di questa qua, queste lame gemelle qui, fino a che livello riusciamo a portarle? Questo qui utilizza le pietre della forgiatura funeraria, quindi non vengono condivise con le altre. Fino a più 6. E adesso ci servono. Fino a più 5. Ci serve pietra della forgiatura funeraria 6. Mentre questo qua fino a dove riusciamo a portarlo? Fino a più 6. Bisogna vedere quanto sono forti. E trovare la pietra della forgiatura funeraria più 6 è abbastanza semplice. E in più, così riusciamo a utilizzare anche lo scudo. L'unica cosa che dobbiamo fare però, aspetta un secondo, se vogliamo provare, è cambiare le ceneri di guerra, perché sulla Twin Blade ci dobbiamo mettere il sanguinamento. Ceneri di guerra, Twin Blade, ci abbiamo due fendenti sanguinari. Adesso sono tutte e due sanguinarie le armi. Dopo le andiamo a provare un secondo. Però adesso dobbiamo fare un attimo un'altra cosa. Dobbiamo andare a parlare con questo tizio. Sì. Allora, innanzitutto ci sta il tizio qui che è uscito, che ci ha detto Roderica. Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself. Feared and despised by all. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to the fold. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quiet you. Ci chiede semplicemente di lasciarlo stare. All that keeps your death and I asked you not be thankful of that. It is all that. Ok. Abbiamo esaurito i dialoghi. Adesso dobbiamo andare a parlare col padre di Nephili Lux, perché se vi ricordate lo stregone ci aveva detto di portare la cosa a Nephili Lux. Questo ci dice di andare a Lendel. The foot of the earth tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. For we are tarnished and we must answer the call of. Ok, allora parliamo di Nephili. You've already heard. Questa parte qui la dovete fare prima di finire la prima parte della quest di Ranni, perché sennò non funziona bene. A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished.
Vedi, adesso gli possiamo mostrare la porzione di Selvis. Is that portion what I think it is? Bloody Selvis. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. The round table has no cut. I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me? Good. Consigliamo la porzione di Selvius. I'll dispose of the potion myself. You go and see Selvis, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Despite knowing next to bloody nothing, his inevitable display of arrogance will... Sir? Perfetto. Perché sono sicuro che quella pozione la uccideva la tizia. Però adesso si dovrebbe essere aperto anche un dialogo con la tizia che sta esattamente qui. Vediamo, eccola qua. Ah, you, please. It's pathetic, I know, but I... So you know. Ho parlato con Gideon. Right. It's true. My father cast me out. For indulging my emotions, forgetting the mission, punishment for offing his pawns. Father, rather, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him, to place him on the throne of Eldum, and yet I, though it was not my intent, I betrayed him. And I... Non posso più fidarmi di mio padre. Think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? Sì. No. How could I say that? Father has always given me his guide. And now... Questo mi sta simpatica, ci ha anche aiutato. No. How could I say father has okay. Been now? Andiamo a vedere se per caso il papà dice qualcos'altro, ma non credo. Journey to the cap of the two fingers will do. You may be up. Infatti non ci dice più niente. Proviamo a fare un ultimo esperimento scientifico. Riposiamo, ci andiamo a parlare con Nefeli, tanto dopo ci teletrasportiamo, perché dobbiamo fare ancora due cose, poi finiamo la puntata. Innanzitutto dobbiamo provare queste armi. No, how could his father has no. Ok. No, tre cose dobbiamo fare, ma... Mi sono confuso. Allora, innanzitutto proviamo le armi, perché sono veramente curioso di vedere... Quanti danni facciamo? Abbiamo solo 20 di arcano. Poi non sono nemmeno sicuro che abbiamo messo... Controlliamo pure se abbiamo i nostri medaglioni. Ok, sono anche i medaglioni giusti. Questa è l'area che io ho utilizzato con questo personaggio per fare uno un po' di rune e per fare due un po' di prove di DPS. Quindi mettiamo tutte e due le lame. Prendiamo quello. E facciamo la danza sanguinaria. Se saltiamo forse facciamo un po' di danno in più. Vediamo un secondo. E non costa nemmeno tanta mana. Dobbiamo solamente prendere il tempo giusto. Comunque, rispetto a quando abbiamo incominciato il gioco, credo... Andiamoci un po' più vicino, eh.
Ok, proviamo invece. Facciamo l'ultima prova solamente con lo scudo, senza l'altra spada. Forse ci serve un po' più di danno arcano, perché ce l'abbiamo, l'arcano ce l'abbiamo solamente a 20. Questo si è buggato. Ok, adesso possiamo, diciamo che più o meno va. Penultima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare da Selvius. Credo che questo qui sia il sistema più veloce per arrivarci. Andiamo giù. E gli andiamo a dire che abbiamo consegnato la pozione a Nefeli. E vediamo che ci dice. Magari ci dà una ricompensa. Allora, la torre stava qui. So you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more use. Very well. Knowledge of the sorcerous arts and of the tutor. I doubt much of it will lay within the grasp of a me. If you put your mind to it, perhaps you. You wish to begin? Well, your impatience. Riguarda le tue stanze. Offishness knows no bounds. Questa è la camera segreta che abbiamo visitato l'altro giorno. And had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own. Well, normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. Ah, ci dà un fantoccio. Prendiamo la Vergine Terolina. Ok, riguardo al Nefeli. You hadn't. It's concocted from the finest ingredients. I may have expected too much if I had to begin. E queste sono le stregonerie che ci dà. Però con questo personaggio, mamma quanto costano, costano tantissimo. Non consigliamo le pergamene per adesso. Le consigliamo a qualcun altro. A Selen le possiamo consumare. Consegnare. Ok. Detto tutto ciò, ragazzi. Adesso vado un attimo qui. Però vi taglio la parte nel caso non dovesse succedere. Vado a ricontrollare se c'è un'altra volta Vike. Se no ci vediamo a Kylid. Ragazzi, purtroppo il tizio è buggato. Non c'è niente da fare. Adesso andiamo a fare un po' di rune. E poi nella prossima puntata faremo la quest di... andiamo a cercare Blade nel fiume Siofra. Non mi ricordo esattamente come si pronuncia.
adesso vediamo. No, sta qua. Si offra, sì, si offra. Mentre... e completeremo anche tutto il fiume. Qui curiamoci. Ok ragazzi, posizioniamo la tenda il più lontano possibile. Andiamo alla carica e ce lo tiriamo da questa parte. Cerchiamo di fargli rompere i vasi. E il motivo maggiore per cui questo qui ci uccide è perché noi ci incastriamo dentro i vasi o dentro agli alberi. Uno. Uno. Due. Guarda la marcescenza. Non ci incastriamo assolutamente. Usiamo anche questa qui che ci cura giusto quel poco in più che ci serve. Due. Questo è il colpo pesante. Adesso risalta, ci mette la marcescenza. Mamma, quanto ci ha fatto male questa marcescenza. Ok, adesso ci sono le stelline qui che dobbiamo evitare. Uno. Due. Altra marcescenza. Curiamoci ragazzi, curiamoci. Di nuovo le stelline. Guardate quante frecce ci ha buttato la tenna. Uno. Due. Ok, questo è il colpo, quello pesante. Due. Lo potremmo colpire, però colpiamolo da dietro. Ragazzi, se ci incastriamo negli alberi siamo morti. Due. Praticamente è morto. È morto. E adesso vediamo quante. C'avevamo circa 14.000 rune. Ce ne danno 91.000. Sono un sacco di rune, ragazzi. Adesso possiamo spostarci in un luogo più sicuro. Tipo qui. E metterci un po' di punti. Io direi di portare la mente a 20 e poi pompiamo l'arcano quanto più possibile. Esatto, abbiamo fatto circa 4 livelli con questa cosa qui. Ragazzi, la puntata si conclude qui. Nella prossima puntata andremo a salvare, a cercare Blade nel fiume Siofra e esploreremo per tutta la puntata, faremo una guida completa con tutti gli loot del fiume Siofra. Io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani con una nuova puntata di Let's Play di Elden Ring. Ciao!